Vediamo se riesco a settare le luci e la macchina per fare i video come i pro. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nelle ultime settimane mi è arrivata una quintalata di roba. Parliamo ovviamente di prodotti per la vita all'aria aperta. Così ho deciso di fare un unboxing per modo di dire, perché gran parte di questi prodotti li ho già scartati. Ma vabbè, tralasciamo questo particolare. Butto in mezzo roba che ho acquistato di tasca mia e roba che mi hanno fornito le aziende con cui collaboro per fare delle prove e dare dei feedback. È un unboxing, ragazzi, non è una recensione, specifichiamo questo. Non mi chiedete come mi trovo, perché gran parte di questi articoli devo ancora provarli. Questo video serve a smanettare un po' di roba insieme a voi, che gusta sempre, a darvi un'anticipazione di quale sarà l'attrezzatura che andrò ad utilizzare nei prossimi mesi e in generale a darvi un'idea di cosa offre il mercato. Poi ciascuno andrà a valutare che cosa acquistare in base alle proprie preferenze, in base a cosa gli serve. Cominciamo. Tiriamola un po' più su, che se no mi taglio la testa. Cominciamo con due capi di abbigliamento pile e pantaloni da escursionismo della Columbia. Come sapete, l'estate mi piace fare delle lunghe camminate, dei trekking di più giorni e ho preso questi due capi per sostituirli ad altri che ormai si erano invecchiati e rovinati. Columbia mi piace un sacco perché fa belle cose e i prezzi sono leggermente inferiori rispetto a quelli delle altre marche. Ho notato che su Amazon ci sono sempre dei forti sconti per quanto riguarda Columbia. Vi lascio qui sotto in descrizione un po' di link e fatemi sapere se riuscite a fare il colpaccio. Considerate che per entrambi ho speso meno di 50 euro. Raga, manco Decathlon. Il pile è un Klamath Range 2 e invece i pantaloni sono Silver Ridge 2. Guardate i colori come sono belli. Un bel grigio cervello. A me piace la sobrietà, non mi piacciono i colori troppo sparati. E Columbia utilizza su tutte le colorazioni delle tonalità abbastanza spente, diciamo, che a me piacciono molto. Quando cammino utilizzo sempre pantaloni lunghi anche in estate per proteggermi dal sole. Questi mi sono piaciuti perché sono leggerissimi, molto comodi e traspiranti. Il pile è semplicissimo, abbastanza leggero, è per i trekking estivi con la mezza zip. Questi due capi non li ho ancora provati, ma ho altri prodotti Columbia e posso dirvi che resistono molto bene all'utilizzo e ai lavaggi. Passiamo alle torce che mi ha inviato l'Armitech, azienda che mi ha incuriosito molto e della quale vi avevo già parlato qualche tempo fa quando ho fatto la recensione della Wizard C2. Sempre in vista dei trekking estivi e quindi per mantenere lo zaino leggero, ho chiesto alla mia referente in Armitech di inviarmi delle torce di piccole dimensioni. Abbiamo la Zippy, la Crystal e la Elf C1. Sono tre torce robuste, impermeabili, adatte a qualsiasi ambito, dal campeggio all'EDC. Hanno tutte diversi tipi di attacco e la fascia per la testa in modo da poter essere usate come lampade frontali. La Zippy è minuscola, pesa 12 grammi, è una torcia che potete benissimo attaccare al portachiavi. È realizzata con plastiche che sembrano di buona fattura. 0,1 lumen, 4 lumen, 30 lumen, 120 lumen. Questa versione ha anche la luce rossa e infatti abbiamo 0,1 lumen, 2 lumen, 10 lumen, 30 lumen. La Crystal è simile, un po' più grande e leggermente più potente. Qui arriviamo a 150 lumen e 30 lumen la luce rossa. Il funzionamento è molto semplice, con un clic l'accendete, tenendo premuto si switcha tra le varie modalità e con il doppio clic si passa alla luce rossa nei modelli che hanno il LED rosso. Elf C1, qui cominciamo a fare sul serio. Mi piace tantissimo la finitura nera opaca delle scocche dell'Armitech. L'impressione alla vista e al tatto è quella di un prodotto di qualità top, anche per quanto riguarda le gomme dei pulsanti e del cappuccio dell'USB. Torcia anche questa molto compatta in rapporto alla potenza massima che è di 1000 lumen, IP68, resistenza alle cadute da 10 metri, praticamente indistruttibile. È una torcia che sicuramente sarebbe tra le mie prime scelte per un trekking di più giorni. In descrizione trovate il link di tutte e tre le torce. Spulciatevi per bene il sito dell'Armitech perché vedrete che per ogni torcia sono disponibili più versioni. Date un'occhiata anche al video della Wizard C2 che ho realizzato tempo fa, ve lo lascio qui sotto in descrizione o in schermata finale, e ricordatevi che avete il codice sconto, vi scrivo tutto qui sotto. Come
Con mia grande soddisfazione prosegue la collaborazione con Francesco Foschi di Foschi Manifatture Ultraleggere, un ragazzo giovanissimo che ha deciso di entrare a gamba tesa nel mondo del trekking ultralight, mettendosi a produrre a mano zaini ultraleggeri di altissima qualità. L'anno scorso mi ha fornito un Berna, il suo modello da 36 litri, leggermente customizzato in base ad alcune mie richieste. Uno zaino che, insieme a quello che ci metto dentro, ha rivoluzionato completamente il mio modo di fare trekking. Uno zaino col quale la scorsa estate ho percorso 100 km divisi in diverse camminate e che mi ha soddisfatto pienamente. Se ancora non l'avete fatto, guardatevi la recensione, ve la lascio linkata qui sotto o in schermata finale. Stavolta mi ha fornito un Killer Penghu, modello nuovo più piccolo, siamo sui 24 litri. È realizzato in Expak, mentre il rivestimento degli spallacci e le tasche sono Dyneema Gridstop. In pratica è un nylon con ripstoppatura, chiamiamola, in Dyneema. Abbassiamo un pochetto, così ve lo faccio vedere meglio. Ha la classica chiusura roll top, tipica degli zaini ultraleggeri, il tappone frontale in mesh e le tasche laterali ultra capienti. Questo è tipico degli zaini Foschi. Ha anche una tasca interna abbastanza comoda, che ad esempio nel mio Verna manca, e qui è inserito un pannellino in evazote per dare rigidità allo schienale. Francesco mi ha detto che sta studiando una cinta ventrale rimovibile da applicare a questo e ad altri modelli, in modo che se uno va in escursione, lo carica un po' di più, monta la cinta, la chiude e se lo tiene bello incollato addosso. Per andare all'università o in ufficio e metterci dentro un portatile, si toglie la cinta senza stare con cose che penzolano. Andiamo avanti con Foschi. Oh, sacche stagne in Dyneema. Per tenere all'asciutto l'attrezzatura, raga, è brutto a vedersi, ma è un materiale fighissimo. Ultra leggero, super robusto, super impermeabile. Questo, se non ricordo male, dovrebbe essere un 50 grammi al metro quadro, quindi rimane un po' più corposo, ma esistono anche grammature inferiori. I miei appunti mi dicono che si arriva a 24 grammi al metro quadro. Un tarp 3x3 peserebbe qualcosa come 200 grammi, con una resistenza a trazione paurosa e con un'impermeabilità paurosa. Vabbè, chiusa la parentesi nerd, questo è il bottone. Il bottone. Mentre questa qui ha il velcro, ci ho messo qua un po' di roba, cambi, questa è velcrata. Borsetta con tasche varie per tenere ordinati i propri averi sul trail come nella vita di tutti i giorni. Anche questa è realizzata in Expak. Ha un vano principale abbastanza grande. Tasca posteriore. Tasca mesciata anteriore. Quello che mi piace di Foschi è che utilizza materiali molto tecnici, con caratteristiche molto interessanti, materiali che sono tutti di provenienza americana ed europea e ovviamente che produce tutto a mano in Italia. Dagli ultimi ritrovati tecnici passiamo ora all'essenza del vintage, con Prometheus Bushcraft Equipment. Come vedete ce n'è per tutti i gusti. Sono andato a far visita ad Andrea Papini e ho rimediato questo fantastico bedroll. In pratica si tratta di un rettangolone di tela cerata che consente di arrotolare e tenere all'asciutto una certa quantità di equipaggiamento. È un elemento che consiglierei agli amanti dell'attrezzatura old style. Alla maniglia può essere portato a tracolla oppure attaccato sotto lo zaino. Io adesso, a titolo di esempio, ci ho messo una coperta di lana e una gavetta inserita sempre in una delle sacche di tela cerata della linea Oilskin Wild Canvas. Mi hanno dato anche quella per il bollitore della GSI e il prodotto per la cura e la manutenzione di questa particolare tipologia di tessuto,
con la spazzoletta col logo Prometheus. Vorrei a giro stretto farmi una notte nel bosco con questa attrezzatura, cioè solamente con quello che riesco a infilare all'interno del bedroll, quindi per ulteriori dettagli vi rimando a quel video. Una novità importante per quanto riguarda Prometheus è che ha aperto il suo negozio online, dove vende non solo i suoi prodotti realizzati a mano in cuoio e in oilskin, ma anche prodotti di terze parti. Vi faccio un rapido elenco dei brand che potete trovare sul sito della Prometheus, così giusto per darvi un'idea: Moragniv, Opinel, Silky, Buck, Helle, Lansky, Kabar, Nordic Pocket Sauve, Primus, Stanley, Bushcraft Essentials. Di recente è diventato anche distributore italiano dei prodotti della Pathfinder di Dave Canterbury, e dato che quando sono andato a trovarlo ce li aveva lì disponibili, abbiamo approfittato per unboxarne qualcuno. Iniziamo col primo prodotto, la canteen Cooking Set. Contiene gavetta, pentolino, fornello, relativo coperchio, e in dotazione abbiamo la pouch. Quello là è il fornello, no? Quindi lì Allora, sotto questo è il ci fornello. accendi il fuoco Accendi o il ci fuoco, metti esattamente, accendi la legnetta qua una sotto. Esbit. Esatto, ci cioè metto sia il fornello d'alcol che anche la legna nuda e E cruda. fammi vedere un E attimo quindi pure la maniglia. questo è il La pentolino. maniglia La del maniglia coso che si funziona richiude. così, così si chiude a incastro. Poi per bloccarla, questa levettina tu la alzi, la metti sopra e la riabbassi. E quindi così consente, insomma, che non si chiuda in mano, veramente Ok. quando è caldo. E alla fine è una gavetta. Una gavetta che la accendi il fuoco sotto, ci cucini, se hai bisogno di chiudere c'è il coperchio. E basta. E allo stesso scopo per bollire l'acqua, chiaramente senza tappo perché è in plastica. Allora, la padella è una classica padella pieghevole col coperchio, non c'è molto da dire perché comunque è una padella Da 20 da 8 24, inch sarebbe. sarà sui 24 circa. Ora non ho fatto la Secondo me è de meno, conversione. questa sarà 20 o 22. Io so che c'entra dentro la nostra sacca in oilskin da 24, quindi il diametro della sacca è 24, quindi sarà un poco meno, se no non c'entrerebbe. Ok. Semplice, coperchio, sempre entrambi molto resistenti, manico pieghevole, collassabile Col fondo fuso alto un e anche centimetro, smontabile rovinate. all'occorrenza. Sì, c'ha un bel fondo importante, è una bella padella. Questa è la padella che dicevamo, padella molto interessante. Il pentolone, la padella è quell'altra. Vabbè, ci siamo capiti. Vai, 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 vai. Padella molto interessante, nonostante la forma che somiglia molto a una pentola, è una padella. E chiaramente stiamo scherzando. Classica pentola per due persone, una o due persone, tre a dittanto proprio, se ci devi cuocere la pasta. Che raccontare, Leggo ha un coperchio. 1,9 litri, Sì. quindi in botto. Sì, vabbè, non è che devi riempirla fino Tanto. all'orlo. Comunque sì, insomma, è abbastanza per due persone, ci va benissimo. Per una anche troppo grossa, magari. Poi dipende che devi cucinarci. Ha sia la maniglia che i manici per prenderla. Quindi ha doppia funzionalità. In più, Ok. rispetto alla concorrenza, che diciamo stringe un po' gli occhi alla zebra, c'ha che ha il zip, ovvero veramente c'ha l'angoletto qua Il che beccuccio. beccuccio, bravo, che permette per l'appunto il travaso da un contenitore Quello all'altro. poi rimetti un attimo il coperchio. Ci rimane il buchetto, quindi Che anche se devi ci scolare la scoli pasta, la pasta. Esatto, te lo esatto. stavo per dire. Parecchi mettono dei puntini, dei fori sul coperchio per scolare la pasta, però poi quando lo tieni col dito ti bruci lo stesso. Anche qui molto ovviamente dovrai tenere il coperchio, però c'ha comunque un bel anellino che ti permette di non toccarlo Sì, sì, fisicamente. sì, sì. È un bel produttino, Sì. abbastanza leggero, è funzionale, quindi lo puoi attaccare sul fuoco direttamente. Se no, vabbè, lo puoi mettere sopra le griglie che abbiamo di qua in dotazione. A mio avviso, questi due prodotti qua che ho fatto vedere sono quelli più interessanti che abbiamo in catalogo, per l'utilizzo perlomeno che ne faccio io. Dove li Allora, i trovano questi prodotti sono prodotti? acquistati sul sito prometheusstore.com. Mi raccomando, ragazzi, su Etsy vendo soltanto gli articoli che fisicamente faccio io, ma solo quelli, perché la piattaforma è dedicata agli artigiani, mentre sul sito potete trovare tutta una serie di articoli che non sono presenti su Etsy, da
da padelle, pentole, piuttosto che coltelli, sistemi di affilatura, tutto quello che non faccio io lo trovate sul sito. Quindi buttateci un occhio perché sono tanti articoli estremamente interessanti. Ragazzi, qui sotto in descrizione trovate i link di tutti i prodotti di cui abbiamo parlato in questo video. Andateli a visionare e se avete delle domande scrivete nei commenti. Ringrazio tutte le realtà che sostengono il mio canale fornendomi attrezzatura di altissima qualità e ringrazio voi che mi seguite sempre e mi lasciate dei commenti incoraggianti. Vi mando un abbraccio e un saluto e ci vediamo in un prossimo video.